Sabato 29 agosto 2020, alle ore 18, in piazza Matteotti a Bianchi, è stato presentato un libro dal titolo Momenti di Covid-19, salute, corpo, mente, scritti dalla Zona Rossa, edito da uno scrittore, Enrico Sarli, più che scrittore è un medico. Abbiamo colto l'occasione di discuterne grazie all'associazione giovanile calcistica di Bianchi, che il suo presidente Orlando Fazio ha coinvolto l'amministrazione comunale. E da qui noi, felici e contenti anche di discutere di questo, in questa occasione, del Covid-19. La domanda che mi è stata posta in questa occasione è stata la mia esperienza da sindaco in questo brutto momento. Ebbene, noi sindaci siamo stati coinvolti in un momento veramente difficile. Abbiamo detto che è stata una calamità inaspettata, diversa totalmente da tutte le altre che si verificano periodicamente nel mondo. Sono stati mesi duri, oltre che incerti. Io, come sindaco e tutti i miei colleghi, abbiamo dovuto far fronte a situazioni veramente difficili e senza riferimento di precedenti, quindi totalmente nuove, ad affrontare un problema nuovo nel vero senso della parola. Non sapevamo come affrontare e per tenere a bada questo coronavirus. Un'esperienza difficile, però, che nella nostra serietà di amministratori abbiamo messo in atto tutte le nostre forze e siamo riusciti a dare il meglio di noi stessi. I ricordi sono tanti, le preoccupazioni. Io ricordo benissimo quando il 23 febbraio tutti i sindaci abbiamo ricevuto da parte delle prefetture, anche dal ministero, le ordinanze che chiudevano le scuole. Da lì capimmo veramente che la situazione era difficile e quindi noi eravamo chiamati a far rispettare, ad emanare queste ordinanze su tutto il nostro territorio. Compresi veramente le difficoltà, e ne parlai anche a casa con la mia famiglia e mia moglie, dicendo che era solo l'inizio e non sapevamo dove si andava veramente a sbattere. Eravamo ed ero veramente tanto preoccupato. Beh, da quel giorno è stato un susseguirsi di decreti che abbiamo ricevuto dal Ministero e noi sindaci, ancora preoccupati, eravamo solo degli esecutori d'ordine, cercare di far rispettare ciò che questi decreti stabilivano. Tra mille dubbi e difficoltà, perché dovevamo pure parlare con la cittadinanza e fare capire loro l'importanza dei loro atteggiamenti e dei cambiamenti che eravamo in atto e chiamati a rispettare. Nessuno era preparato per questa emergenza, ma tutto questo ci ha permesso e ci ha fortificato e ci ha formato. Quindi siamo stati abbastanza diligenti per poter affrontare questo problema nei dettagli più minuziosi e invogliare la popolazione e rassicurarla. Capimmo subito una cosa dalle notizie, che la salvezza di un paese stava nell'isolamento. Sì, l'isolamento è una parola bruttissima, ma era necessaria per evitare il contagio. E lì capì veramente come il ruolo del sindaco cambiò. Il ruolo del sindaco, che era quello che doveva preoccuparsi nel dare, nel prospettare, nel realizzare, era invece di tenere a bada i lontani anche il rapporto umano tra gli esseri e la cittadinanza. Quindi un invito a stare lontano. Calcisticamente l'ho paragonato, come dire, con un sindaco attaccante, diventava un mediano, un centrocampista, un regista, nel raccordare
tutto ciò che serviva per poter meglio parlare e discutere con tutti al fine di evitare i grossi problemi. Quindi invece che di fare gol, cercare di fare azione corali, e ci siamo riusciti. Beh, un altro ricordo che onestamente mi preoccupava molto era quando ogni giorno dovevo controllare la posta ed eventualmente trovare che Bianchi aveva qualche caso positivo, cosa per fortuna che non c'è stato, non ne abbiamo avuto, e siamo arrivati al punto invece di essere felici e contenti di non essere stati contaminati. La mia gioia, quindi la mia gratitudine, la mia soddisfazione di aver visto che Bianchi non è stato toccato da questo brutto momento. E la nostra azione di essere stati vicini alla popolazione, e di aver dato qualche anche un sorriso ai bambini regalando le mascherine l'uovo di Pasqua, ecco. Un triste ricordo invece quando ho dovuto assistere a dei funerali senza persone, senza i familiari, oppure persone che si sono dovute ricoverare e non avevano nessuno vicino per poter essere confortati. Bene, l'isolamento ha fatto tutto questo, ha fatto male. Infine, dal ricordo dico soltanto che devo ringraziare la popolazione di come si è comportata, che ha capito il momento e si è comportata veramente egregiamente, e alle forze dell'ordine, polizia municipale, carabinieri, ai dipendenti comunali, ai giovani volontari che hanno istituito subito un gruppo per dare manforza e portare la spesa medicinali nelle famiglie in difficoltà. Ecco, questo loro io lo definisco un eroismo, perché non era facile volere contatto con delle persone in momenti che puoi pensare di essere infettato. Bene, a loro va questa mia gratitudine, questa mia riconoscenza, e una riconoscenza e la gratitudine immensa va ai miei consiglieri, alla giunta, che siamo stati in contatto notte e giorno al fine di coordinare tutti i movimenti e tenere lontano e salda l'unità della comunità.